Il cash game, ossia il gioco a contanti, è il sale del poker, sia online che dal vivo. Se volete avvicinarvi a questa disciplina ma non avete esperienza, prendetevi 2 minuti di tempo prima di cominciare e ascoltate i 3 consigli che il campione del mondo, Max Pescatori, ha pronti per voi. Primo consiglio sul cash game: non mettete mai sul tavolo più dello 0,5% del vostro bankroll, anzi se potete anche un filino di meno. Perché? Perché ovviamente siete soggetti a varianza, quindi potete perdere diversi buy-in e poi trovarvi in una situazione difficile. Alla fine il cash game va giocato per guadagnare 2 bui all'ora ogni tavolo, quindi se giocate il 50 centesimi 1 euro e vincete in media 2 euro allora su ogni tavolo, già state facendo molto molto bene. Detto questo, ovviamente quelli che multitavolano, quindi giocano 3 tavoli, 4 tavoli, vorrà dire che potranno guadagnare 2 euro ogni tavolo, quindi può essere 10, 15, eccetera, eccetera, dipende da quanto siete forti e a quanta esperienza avete accumulato. Secondo consiglio: se state vincendo, probabilmente voi state giocando anche meglio. Se state perdendo, probabilmente state giocando peggio. Quindi non alzatevi perché avete vinto e invece non quittate mai, quindi non andate mai via quando state perdendo. Dovreste fare il contrario. Se state perdendo, potete alzarvi perché probabilmente non è una sessione buona. Se invece state vincendo, continuate a giocare. Terzo consiglio sul cash game: insomma, giocate dove vi trovate tranquilli. Non potete giocare a una cifra troppo piccola confronto a quello che magari vi sentite di giocare, ma allo stesso tempo ogni tanto potete invece salire su una cifra che vi pesa un pochettino. Questo vi permetterà di incontrare gente più forte, ma allo stesso tempo di imparare qualcosa anche a costo, perché magari perderete anche qualcosina nelle tavole più grandi, però questo poi vi servirà quando fate level down e continuate a giocare magari nel vostro livello preferito.